Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi porterò con me in un'avventura unica tra i Monti Blei in Sicilia per raccogliere i capperi. Seguitemi mentre esploriamo questa splendida regione e scopriamo i segreti di questa preziosa pianta. Ciao ragazzi, oggi vi mostrerò uno degli angoli più suggestivi della Sicilia, i Monti Blei. Oltre alla loro bellezza mozzafiato, questi monti sono famosi per un tesoro culinario molto speciale, i capperi. Partiamo subito alla loro scoperta. Ci troviamo nel cuore dei Monti Blei, un'area ricca di storie e di tradizioni. Qui il paesaggio è caratterizzato da colline ondulate, valli incantevoli e una vegetazione rigogliosa. I capperi crescono spontaneamente sulle rocce o nei terreni, adattandosi perfettamente a questo ambiente. Prima di iniziare la raccolta, è importante conoscere un po' meglio questa pianta straordinaria. I capperi sono boccioli ancora non fioriti della pianta, del cappero, una pianta robusta e resistente che prospera in condizioni difficili. Una volta raccolti, vengono messi sotto sale o sotto aceto per essere conservati e utilizzati in cucina. Eccoci arrivati al punto di raccolta. Come potete vedere, i capperi crescono tra le rocce e i muri a secco tipici di questa zona. Per raccoglierli dobbiamo stare molto attenti a non danneggiare la pianta e a selezionare solo i boccioli migliori. Inizieremo la raccolta con un po' di pazienza e attenzione. Stiamo raccogliendo questi piccoli tesori verdi. È un lavoro che richiede tempo e precisione, ma ne vale la pena per ottenere capperi di alta qualità. Gli zaini vanno posati. Abbiamo raccolto un bel po' di capperi oggi e questi capperi saranno disponibili alla vendita per chi volesse provarli. Potete prenotarli contattandomi direttamente su WhatsApp, Telegram o Instagram. Trovate tutti i dettagli nella descrizione del video. La tradizione della raccolta dei capperi in Sicilia è antica e si tramanda di generazione in generazione, un'attività che richiede non solo competenza, ma anche passione e amore per la propria terra. I capperi dei Monti Blei sono molto speciali, il segreto sta nel terreno e nel clima unico di questa zona. Le condizioni ideali permettono ai capperi di sviluppare un sapore intenso e caratteristico che li rende apprezzati in tutto il mondo. Oltre ai capperi, i Monti Blei offrono una biodiversità incredibile. Mentre camminiamo possiamo ammirare una varietà di piante e fiori selvatici, ognuno con la sua storia e le sue proprietà. Raccogliere i capperi è anche un'ottima occasione per immergersi nella natura e godere della tranquillità e della bellezza di questi luoghi. Camminare tra i sentieri e ascoltare i suoni della natura, respirare l'aria fresca è un'esperienza rigenerante. Dopo una mattinata di lavoro non c'è niente di meglio che concedersi una pausa, una vista spettacolare sui Monti Blei. Sediamoci un attimo e godiamoci questo panorama mozzafiato. Quelli piccoli li lascio ovviamente, no? Sì. O quelli con la punta bianca.
Sono rimasti quelli piccoli o quelli troppo grandi? Sono le piante dove le persone le raccolgono. Capito? Devo scendere di qua. Sì. Sali e poi scendi. Sì. Grazie per avermi accompagnato in questa avventura tra i capperi. Spero che vi sia piaciuto scoprire qualcosa in più su questa tradizione siciliana e su queste meravigliose colline. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate del video e se avete mai provato i capperi siciliani. Vi ricordo che potete prenotare i nostri capperi sempre contattandoci su WhatsApp o Telegram e troverete le informazioni necessarie nella descrizione del video o sul video stesso. Allora, i capperi sono perfetti per insaporire sia i piatti come l'insalata di pomodori, la pasta, il pesce al forno e tanto altro. Aggiungono un tocco di sapore mediterraneo a qualsiasi piatto. Vi ringrazio per aver guardato il video e per il vostro supporto. Non vedo l'ora di condividere con voi altre avventure e scoperte gastronomiche. Alla prossima avventura. Ciao!